un'altra volta, così non diciamo cavolate nessuno dei due. Due parametri. Due. Te lo faccio vedere. Me lo faccio vedere. No, tu stai fermo e poi a fine ora te lo faccio vedere. Va bene. Allora. Che sennò qua ogni lezione scala il volo. Ma non scalo niente. Allora, qua io non mi sparo cavolate, perché io avevo il 4 nel pagellino e non mi sono lamentato, perché me l'ha regalato lei, anzi. L'ho detto pure grazie, perché meritavo 2. Io dico le cose come stanno, ma lei mi ha detto la 5 e mezzo. Sì, va bene. Ma sei capito 5 e mezzo? 5 meno, 5 e mezzo, me lo dico ora. 5 meno. Va bene, 5 meno. Allora lo faccio vedere. Va bene, professore. Allora, forza. Ma no, che mi chiede le cose che mi interrogano l'altra volta. Ma no, ma io non posso chiedere, io lo sto chiedendo. Ma io le sto dicendo, infatti, che se io non mi ripasso le cose è come se non le ho studiate. Se lei me le chiede ora, io non me lo posso mai aspettare. Dopo che mi sono studiato a fare l'interrogazione in inglese oggi, che mi posso aspettare che lei mi richiama dopo che mi ha interrogato manco 2 settimane fa. A un ragazzo che non si ricorda le cose, sta attento all'interrogazione. Ma non è che non me le ricordo. Allora, professoressa, se ho qua studiato un quarto d'ora, ci piglio 7 in questa materia, forse non ci siamo capiti. Se per ora non ne ho studiato, va bene, io senza fare niente dalla mattina alla sera piglio 7 e mezzo in italiano, storia, non piglio 7 in biologia. Ma perché? Ma perché non gli sbagli? Perché va bene. Va bene, professoressa. E tante altre cose che tu forse non hai fatto. Che ci vuole? Quanto vuole di mettere le studio? Quanto ci vuole? Perché non lo fai? Perché io l'avevo fatto l'altra volta, ma allora, messo per me quanto vuole lei. Ma ancora questa storia. No, nessuna storia, qua le cose come stanno, dicono. Allora Sammy stava dicendo in questo modo di votazione.